allora eccoci qua. Gottardo, vuole intervenire lei? Ah, no, io facevo il fuori onda perché mi diverte molto il fuori onda. No, stavo solo dicendo come fuori onda è conseguenza di quello che diceva Bellati. Ma anche voglio riprendere anche quello che diceva Zanon, due cose. Che tutta questa situazione qui di malessere che c'è avrà comunque uno sbocco, deve avere uno sbocco. E lo sbocco principale, io prima parlando all'inizio avevo detto che anche su Venezia voglio vedere se ci sarà l'effetto Zaia, se Zaia si spenderà, ma comunque ci sarà un effetto generale su tutti questi ballottaggi di stampo politico, perché qual è uno dei risultati di cui non si parla, però c'è ed è palpabile, che si è percepito come risultato generale di queste elezioni che Renzi è vincibile. Sembra che abbia vinto, e anche vinto 5 regioni su 7, non è che sono 5 bruscolini, però ciò che è emerso in Liguria, ciò che è emerso in Umbria, quasi una patta e patta, e che dove ha vinto clamorosamente Renzi, non c'entra niente Renzi, Emiliano che c'entra con Renzi, in Puglia, in Campania che c'entra De Luca con Renzi, anzi è proprio, Renzi è il classico personaggio da rottamare, Renzi l'avrebbe chiamato nelle epoche d'oro. E quindi il Renzi e il renzismo è vincibile, è una delle sensazioni che hanno pervaso le conseguenze elettorali, tant'è vero che Renzi non accetta questo, lui non ha fatto nessuna autocritica, si va avanti comunque, non si va avanti comunque assolutamente niente, perché mezzo milione di voti persi nel Veneto dal PD e 2 milioni persi in Italia, sono tanti, non si può dire... No, si va avanti comunque, no. Non dipende solo dalle liste civiche. Anche le liste civiche hanno dimostrato che ci sono altri sbocchi politici. Se è così, anche a Venezia, allora il problema, ciò che una volta la sinistra a Venezia non discuteva, era invincibile da Cacciari giù, ma Cacciari era un'altra cosa, era il signor sindaco Cacciari. E adesso, anche a Venezia, allora la sinistra è vincibile. Come si è compreso che Renzi è vincibile sul piano nazionale, non si parla più di elezioni troppo presto adesso perché c'è questo rischio, questo risultato lo si avrà, si può avere anche a Venezia, non so se si avrà. E devo, ripeto ancora, voglio specificarmi meglio, perché il sistema, la novità sarebbe di rompere questo sistema che è durato per decenni, Venezia alla sinistra e il Veneto al centrodestra. Poi qui c'è una divisione precisa, come Moggi ha dimostrato, se no si capisce perché, lo dicevo fuori onda, quasi tutte le cooperative che seguono le polizie e tutte le US sono quasi tutte tra virgolette di sinistra, mentre tutte le assicurazioni sempre per gli US sono tutte di destra, sono solo spartizioni queste. Adesso le cose stanno anche cambiando e spero che cambino molto di più. Questo è un sistema, ma quello insomma, che denunciava prima. Però il sistema era questo qui, per il passato è stato questo. Quindi la novità anche su Venezia è rompere questa spartizione. Ecco, questa sarebbe una novità rivoluzionaria. Ecco. Ma io credo che questo sia una cosa che chiedono un po' tutti quanti, così come per quanto riguarda ad esempio la legalità nella politica, no, Alessandro Basso? Sicuramente non fa differenza, intendo dire, no? Non trova che i temi anche molto spesso si siano un po' uniformati? Beh, io penso che in una città come Venezia, dove nell'ultimo anno abbiamo visto tutti cosa è successo, dal Mose, tutti questi scandali, anche finanziamento illecito ai partiti, insomma, tutte queste cose qua, io penso che l'unico tema che possa trovare d'accordo tutti, io adesso non ho seguito la campagna elettorale di Venezia, però penso che il tema comune a tutti i candidati sia proprio quello della legalità, proprio perché
Io penso che i cittadini di Venezia vogliano anche vedere con trasparenza come vengono amministrati i loro soldi, perché non è possibile scoprire che svariati milioni di euro finiscono nelle tasche di politici, di funzionari, di chi più ne ha più ne metta. Basso, ricordiamo, e qui l'abbiamo fatto più volte, che la questione morale è stata sollevata in tempi non sospetti da Enrico Berlinguer. Proprio in trasmissione abbiamo riproposto il suo intervento riguardo alla questione morale nella politica, e fate un infarto, cioè. Andava benissimo quest'oggi. Certo. Beh, ma io per quanto riguarda i valori sono d'accordo proprio che il valore della moralità oggi in politica dovrebbe essere comune non a tutti i partiti, ma proprio a tutte le persone che oggi fanno politica e che lo fanno con, per il bene comune, per il bene dei cittadini, perché ha il desiderio di dare qualcosa alla propria comunità. E secondo me bisogna farlo appunto con moralità, perché bisogna essere onesti, bisogna essere trasparenti e soprattutto bisogna smetterla di prendere in giro i cittadini. E ci troveremo tutti più uniti. Io provoco. Bisogna soprattutto farlo. Cioè bisogna farlo. Ma questa è la politica. Lo so, però... Perché ci ritroviamo sempre a discutere. Esatto. Noi qui, quante volte noi televisioni ci scorniamo con la par condicio, piuttosto che tutti, quando parli con i politici, sì, cambiamo, ma poi non cambia nulla. Non bisogna cambiare, bisogna fare e lavorare. Adesso sto parafrasando Renzi con i continui infiniti. No, cioè la sicurezza non è un argomento né di destra né di, né sinistra. È un certo argomento di tutti. Perché la signora che va a fare le spese si trova rapinata, al rapinatore non interessa da che parte sta politicamente. Adesso la faccio grande, certo, ovviamente. Certo. Però bisogna fare. Allora, sentiamo allora chi vuole cambiare, ad esempio, è il Movimento 5 Stelle, Jacopo Berti, l'abbiamo incontrato, appunto per sentire un pochino quali sono anche le intenzioni una volta che si arriva a Palazzo Ferrofini. Eccolo qua. Ma è stato un grandissimo successo, io non posso che veramente ringraziare tutte le persone che ci hanno votato. Io personalmente ho avuto una grandissima soddisfazione, sono stato il consigliere più votato di tutta la provincia di Padova, il terzo più votato di tutto il Veneto, ma al di là di questo è molto più importante un'affermazione enorme. Parliamo di un terzo posto, siamo riusciti a metterci alle spalle Tosi e tutta la sua lista fatta, abbiamo visto purtroppo, di redistribuzione anche di soldi, la famosa notte delle marchette, quei 50 milioni di euro del 10 di aprile redistribuiti proprio tra chi poi è andato nelle file editosi. Questo è il messaggio chiaro e forte, che quando ci sono le idee, quando c'è la voglia di portare avanti delle risposte concrete, i risultati arrivano. Noi abbiamo 5 consiglieri con le idee estremamente chiare. Prima di tutto noi vogliamo l'introduzione di un pacchetto anticorruzione e soprattutto quell'agenzia veneta anticorruzione di cui c'è tanto bisogno. Dopodiché vogliamo aprire il tavolo per il reddito di cittadinanza, cosa che è già avvenuta in Lombardia proprio con il presidente Maroni, che è tanto leghista quanto Zaia, e quindi se lo fanno in Lombardia lo vogliamo fare anche in Veneto. Terzo, ultimo ma non ultimo, quel referendum per l'autonomia che sempre in Lombardia abbiamo già ottenuto e ora tocca al Veneto. Sì, mi aspettavo una vittoria così grande, no, però i veneti hanno deciso in maniera netta ed è un bene per il Veneto. Sì, la squadra è completamente rinnovata, non ci saranno più i fuochi incrociati come ci sono stati negli ultimi 5 anni. Chi doveva andare se n'è andato, per fortuna, oggi comincia una nuova era. E che questo era un passaggio necessario per puntare davvero al governo del paese e per risolvere quei paesi che una classe incapace non è riuscita a risolvere negli ultimi 50 anni. Allora sì, c'era in coda anche Roberto Marcato, candidato per la Lega Nord, e appunto abbiamo incontrato anche lui per sentire un pochino quali erano appunto gli umori. Abbiamo sentito appunto invece Jacopo Berti che annuncia subito appunto la richiesta di questa agenzia veneta con il pacchetto anticorruzione e poi il reddito di cittadinanza. Bellati. Quello allora, che annuisce, sono idee primo, che le piacciono. Sono argomenti che mi piacciono. Il primo è più, diciamo, semplice, perché no cost, non ci sono costi, anzi porta frutto. Il secondo, reddito di cittadinanza, è sempre una cosa stupenda, ma bisogna vedere dov'è la copertura, perché la copertura tu la trovi solo se sviluppi nuova impresa, che è uno dei temi fondamentali, secondo me, per i quali
il centrodestra in questa regione tendenzialmente vince di più le elezioni, perché diciamo, difende soprattutto quella classe di persone che sono coloro che sono la spina dorsale della nostra economia, che sono i piccoli microimprenditori. Per Venezia mi volevo soprattutto concentrare sul piano, questo piano anticorruzione. Cioè, sono vari piani anticorruzione, siamo già disposti anche a livello nazionale. Però, per esempio, per quanto riguarda Venezia, ci sono queste proteste fortissime da parte del sistema economico contro la burocrazia locale. Ebbene, anche su questo noi siamo stati in linea perfettamente, beh, sia con i grillini che anche con l'iniziativa di Libera dalle Mafie, che è una cosa molto importante perché vuole portare appunto pulizia all'interno del sistema pubblico. Abbiamo, io almeno, ma anche altri candidati, vi stanno firmato la delibera a costo zero, appunto, quella che prevede tutta una serie di iniziative. Certo, per che però non hanno... pulizia. No, no, beh, adesso bisogna applicarla, perché certo, tutti i candidati sindaci mi risulta l'abbiano firmata. Quindi che vinca Cassone, che vinca Brugnaro, se non mi ricordo male l'hanno firmata perché eravamo tutti nella sala del Palaplip. Ebbene, noi, per essere concreti nel programma, e d'altra parte, ripeto, questo anche l'abbiamo fatto studiandolo con Davide Scano dei Grillini, noi abbiamo portato proprio il discorso, prima di tutto, di una maggiore democraticità nella presa delle decisioni, quindi una specie, diciamo, di cabina di regia, perché tu più porti il cittadino a co-decidere, più hai un controllore esterno che può dire se le cose vanno o non vanno. In un certo senso, nella sanità è stato fatto, quando un utente, un malato, un paziente ha dei problemi, se manda la denuncia alla presidenza della regione o comunque alla ULS, ma guardate che quel medico passa dei brutti momenti. Io conosco dei medici che sono andati in problemi grandissimi per le denunce dei cittadini, ed è giusto che sia così. Ma c'è l'altra cosa fondamentale che abbiamo sottoscritto e che siamo, appunto, ne avevamo lungo discusso anche con Davide Scano, che è il discorso della denuncia anonima. Allora, può sembrare antipatica la cosa, è quella che si chiamava una volta, no, la bocca della verità, la bocca del leone, no, dove si mettevano le idee. Eppure questo è un sistema che permette, per esempio, al dipendente pubblico di livello più basso, più debole, quello che meno è, quello che più magari sotto pericolo dopo di ritorsione da parte, certo, del dirigente, di avere la garanzia totale dell'anonimato per ogni cosa che lui reputi essere illegittima, sia a livello interno della pubblica amministrazione, ma anche di atti esterni che possono derivare dall'esterno. Ora, noi tutti dobbiamo fidarci della buona fede, ma se abbiamo anche in più questi sistemi, ovviamente non può essere ogni denuncia che può essere presa per buona, devono essere poi fatte delle, certo, verifiche puntuali, chiaramente, è chiaro, ma questo perché... è un sistema che permette comunque di tutelare quel cittadino più debole che vuole dire che c'è qualcosa, certo, che non va. Certo, certo. Basso, queste idee di Jacopo Berti come le piacciono? Reddito di cittadinanza, questo pacchetto anticorruzione? Beh, il pacchetto anticorruzione era anche nel programma di Alessandra Moretti. Adesso penso, ma anche Zaia, sì, mi pare che... nazionale, è anche nazionale. Sì, appunto, è anche nazionale. Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza... bisogna trovare i soldi, certo, per farlo, cioè, come diceva Bellate, quindi. Cioè, il problema banalmente sta lì, certo, certo. Gottardo, io prima all'inizio della trasmissione avevo segnalato diciamo questa frammentazione sempre più esasperata delle forze politiche, chiamiamo così, o comunque forze politiche nuove che nascono e che si presentano ad ogni elezione. Sono tecniche, diciamo così, da campagna elettorale, o sono delle reali volontà di dar vita a qualcosa di nuovo? Ci sono due segni importanti, che sono segni dei tempi, che sono venuti fuori da queste elezioni regionali e anche comunali, dove sono state nelle città più grandi, ecco. Il primo è quello dell'astensione, il secondo è quello di una pseudo frammentazione. Parto da quest'ultimo e poi arrivo a quello dell'astensione, perché ha detto delle cose anche interessanti Zanon, che voglio riprendere. Quello della frammentazione vede, soprattutto nel centrodestra, ha posto, ma anche per un certo aspetto anche nella centrosinistra, ha posto ormai in modo irrimediabile, in modo deciso, il tema della ricomposizione del centrodestra, perché unito con l'effetto della nuova legge elettorale si pone il tema di invertire la rotta
e porsi un tema della ricomposizione del centrodestra. E questo non solo perché Berlusconi e Forza Italia per i suoi voti, no, questa frammentazione pone il tema della ricomposizione, perché alla fine il risultato finale è quello dell'astensione. Quando c'è la frammentazione totale, finale, cioè. La stessa cosa la si pone anche dentro a sinistra e dentro riguardo al PD, perché il caso Rosy Bindi, che è stato un caso fondamentale durante il termine della campagna elettorale, ha posto e pone il problema di come si ricomporrà una sinistra alla sinistra di Renzi e alla sinistra del PD. Quindi il tema della ricomposizione c'è. C'è proprio perché c'è la frammentazione, ci sono troppi in Parlamento gruppi parlamentari senza partito. Ci sono anche partiti ormai a sto punto senza quasi gruppi parlamentari. Quindi questa situazione porta all'astensione. Che ha ragione Zanon quando dice l'astensione di un tempo era un'astensione, questo lo dico anch'io, per disinteresse, per noia, un 10% che non andava a votare, disinteresse, noia, mille cose. Adesso chi non va a votare è, la chiama Zanon, la astensione attiva. Nel senso è un atteggiamento politico di rigetto sia della classe politica sia del sistema, eccetera eccetera. Però dico Zanon, attenzione a troppo, anche se questo è vero, non teniamolo come un dato permanente, perché se l'astensione porta all'indebolimento della politica, come l'ha portato, la politica conta sempre meno, non riesce a risolvere i problemi. Per la legge dei vasi comunicanti, più tu indebolisci il potere della politica attraverso l'indebolimento dei suoi rappresentanti, la legge dei vasi comunicanti fa sì che tu rafforzi altri poteri. Non lamentiamoci che c'è lo strapotere della finanza. La grande evasione fiscale non fa mica il poveraccio, sapete. La faranno le grandi movimenti finanziari mondiali, che quando vedono che il fisco sta per arrivare, con un clic nel computer i soldi che sono da una parte si trovano nelle Bahamas, vai alle Bahamas con un altro clic. Vediamo lo strapotere della finanza anche sulle banche, che molte volte sono vittime stesse della finanza e non riescono a servire l'impresa e i cittadini. Quindi attenzione a enfatizzare che pur un fondamento la positività dell'astensione, perché se questa porta allo svuotamento della politica, porta allo svuotamento della capacità che hanno i cittadini di autodifendersi rispetto ad altri poteri che sono occulti, inavvicinabili e rispetto ai quali i cittadini sono del tutto impotenti. Quindi io rovoscerei il ragionamento: c'è l'astensione, all'astensione c'è una insufficiente offerta politica, a questo va data una risposta attraverso un cambiamento della classe politica, che deve essere sì generazionale, lo dico qui ai ragazzini che sono qui vicini a me, piuttosto colossali, ma certamente sul piano generazionale, ma anche sul piano culturale, perché altrimenti le due cose non si va mica dalla nostra parte, perché solo rafforzando una diversa rappresentanza politica dai risposta anche al disagio di chi oggi si astiene, perché bisogna dare delle risposte, certo. E soprattutto rafforza il potere dei cittadini, perché non lamentiamoci che poi comanda e stracomanda la finanza, la quale finanza, vedi, come abbiamo visto, controlla dal calcio ai giornali. Certo. Abbiamo visto come il... Allora, però, la reazione deve essere politica. Io ritengo che le nuove generazioni hanno una capacità reattiva, e l'ho vista, e anche molti professionisti, l'ho vista nelle liste civiche. Cioè le liste civiche ho visto sia giovani che professionisti disposti a mettersi in gioco in termini diversi, si vede che c'è una dinamica politica positiva in atto da queste amministrazioni. Che è diversa comunque da quella certo, è diversa, e su questo dobbiamo, a mio parere, contare, su questa sia la ricomposizione del centrodestra, sia anche, ci sarà alla fine una riorganizzazione anche della sinistra, qualche cosa nascerà. Sono i segni positivi, perché sennò, ragazzi, siamo tutti vittime. Certo, volevo far intervenire il professor Casi, un attimo solo, perché credo che abbiamo una telefonata in linea, credo,
un telespettatore. Buonasera, il suo nome da dove chiama? Buonasera, sono Michela da Annone Veneto. Signora Michela. La realista, buonasera a tutti. Buonasera, non penso che non ben ritrovata. Non posso più intervenire. Prego. Volevo semplicemente dire due parole. Intanto prego, prego. Buonasera a tutti. Sono d'accordissimo con le parole che ha detto, d'accordissimo il 100%, con le parole che ha detto il vostro ospite che siede di fianco all'editore Casen. Sono perfettamente in sintonia con quanto ha detto. Gianangelo Bellati. Per quanto riguarda poi le elezioni a Venezia, volevo farvi presente che nel suo piccolo Portogruaro ha lo stesso problema di Venezia, e cioè è da decenni e decenni che è governato, se si può dire così, dal centro-sinistra, e questo fa sì che c'è un cortocircuito. Speriamo che questa volta sia la volta buona, ma io non direi, perché vedendo dopo le elezioni Luca Zaia e quello che non sta facendo, mi sembra che siamo punto a capo. Ah, dimenticavo, io sono una di quelle cittadine autoctone venete che non è andata a votare, e non perché non voglia andare a votare, perché non ho nessuno che mi rappresenti, non ho nessuno che mi rappresenti. Se il giorno dopo sentiamo da certi giornalisti imbonitori che ad esempio Luca Zaia e il Veneto sono le servette di Lombardia e Maroni, oppure che l'indipendentismo non è più di moda, perché l'indipendenza è una cosa da illuministi, e allora il poco spazio che è stato dato anche a Indipendenza Veneta, Alessio Morosin eccetera, non ha trovato spazio se non in qualcuno che stupidotto gli è corso dietro. Per quanto riguarda poi Casson e l'altro contendente a sindaco Brugnaro, Luigi Brugnaro, ieri sera sentivo la vostra trasmissione e tutti e due avevano una cosa in comune, dicevano del degrado quasi esasperante che c'è a Venezia e in quel di Mestre. Mi chiedevo e mi domando e chiedo a voi, se sono lì presenti qualcuno che mi può rispondere, quanto ha contribuito ad esempio Confindustria e i partiti a questo degrado di Venezia e Mestre? Perché vedete, io ho ancora una risposta che nessuno mi ha dato, ad esempio, è quella marea di marocchini che è stata riversata in Veneto, e sappiamo che il Marocco è una delle poche regioni in Africa che non è mai stata in guerra. Mi chiedo e mi domando, chi ha portato in Veneto tutti sti marocchini? Che adesso ovviamente ne abbiamo 50.000, ha detto Luca Zaia, che sono anche disoccupati tra africani, marocchini, eccetera. E chi li mantiene tutti questi? Un'ultima cosa e poi vi lascio. Io credo che ormai è il sistema, non è più partiti, burocrazia, eccetera. Anzi, io credo che il sistema è talmente marcio che ormai la burocrazia fa parte impregnante dei partiti, la burocrazia è una scusante. Volevo chiedere ad esempio a Luca Zaia cosa aspetta a tirar via il ticket, se il ticket dei medicinali e della sanità in Veneto è dato da Roma, dallo Stato, lo tiri via, si ribelli, tiri via il ticket. Amici, perché noi la sanità in Veneto ce la siamo già strapagata. Poi avrei altre tante cose da dire, ma non voglio perdere altro tempo. Grazie. Non voglio prendervi altro tempo, però se qualcuno mi risponde almeno ad alcune di queste cose. Proveremo. Vedete, io ad esempio ho un figlio che è stato in questi giorni a Berlino, è stato per un congresso della sua assicurazione a Berlino, 4 giorni. Pensate che a quella famosa porta Charlie di Berlino, non so se avete presente, Checkpoint a Berlino, dove Checkpoint. C'era il muro divisorio tra Berlino Est e Berlino Ovest, per fare una semplice foto con il poliziotto in questo buchetto che si chiama Charlie Point, ha dovuto pagare 16 euro, avete capito? Benissimo, grazie. Per quanto riguarda Venezia, quando si parla di Venezia e del suo degrado, e parlo del degrado di Vucumprà che si riversa anche nelle spiagge, perché molti di questi hanno i permessi di soggiorno,
mi chiedo e mi domando se hanno il permesso di soggiorno, perché ogni volta che li trovano con la merce di contrabbando non gli tirano via perché i punti del permesso di soggiorno. Benissimo. I punti gli si straccia il permesso di soggiorno e li si rimanda in patria, volenti o nolenti. Grazie signora Michela. Signora Michela, vi ringrazio. Si lasci interrompere, perché qua ha introdotto tutta una serie di argomenti. E non è andata a votare. E non è andata a votare. La trasmissione, perché ha le idee molto chiare. Gliel'abbiamo proposto più di qualche volta, però abbiamo un altro telespettatore, scusate, abbiamo un altro che è in attesa. Buonasera, il suo nome da dove chiama? Sì, buonasera dottore, sono Antonio da Roma. Buonasera signor Antonio, prego. Non potevo non chiamare, vi seguo da anni, come buonasera. Grazie. Il professore Casen, vi seguo da anni. Buonasera. Volevo soltanto, diciamo che voi sapete le vicende che stanno succedendo qua a Roma. Certo. Che chiaramente, personalmente, ma penso a molti romani, come penso a molti italiani, non sostengono affatto. Due cose soltanto volevo dire, la prima sulla crisi dei partiti è stata una delle trasmissioni prime che avete fatto, c'era all'epoca il conduttore che la precedeva, c'era Giorgio Borile, e purtroppo la crisi proprio del partito, cioè di queste rappresentanze politiche, è uno degli elementi più importantissimi. Una signora come la signora Michela una volta si sarebbe ritrovata in un circolo, in un qualunque posto, quando si faceva la politica anche nei partiti. Ora sono diventati in realtà, tranne qualche lodevole eccezione, per lo più dei comitati elettorali. La seconda cosa, prima si parlava giustamente di leader, sì. Ora diciamo che si parla più che di leader, si parla di proprietari di partiti, ovvero ci sono partiti in cui vi sono delle persone che in realtà o in prima persona o comunque dietro le quinte ne sono proprietari e ne dettano la linea, condizionandole. Questa purtroppo secondo me è una triste. L'ultima cosa riguarda l'astensionismo, e badate bene che l'astensionismo in realtà sotto è un fenomeno voluto, nel senso che da un po' di tempo, se seguite bene, ci sono alcuni personaggi della cosiddetti esperti politici, giornalisti eccetera eccetera, che dicono che l'astensionismo è un fatto assolutamente fisiologico, che nei paesi anglosassoni, e fanno per esempio l'esempio dell'Inghilterra, è normale che si voti il 20-30%. Quindi guardate che questo discorso qua è in parte voluto, il volere ridurre la politica a due presunti partiti presuntamente magari per finta contrapposti, diciamo così, e qua a Roma ne abbiamo un esempio di partiti fintamente contrapposti, e quella è una cosa voluta. Io penso che su questo bisognerebbe molto riflettere. Benissimo, grazie, grazie signor Antonio. Allora, professor Case, qua i nostri due telespettatori, e sono due telespettatori molto molto astenti, ci hanno inondato. Una piccola chiosa sui marocchini. Allora, sì, signora Michela. Nella battaglia di Monte Cassino, dove ci fu un bombardamento assurdo, peraltro comandato da un generale australiano, che di guerra non ne capiva niente, salvo andare a caccia di canguri, quindi ha fatto tutto il contrario di quello che avrebbe dovuto fare un buon generale, ha bombardato un monte e quindi ha creato le trincee che non c'erano e ci sono ficcati dentro i tedeschi, hanno sono riusciti a resistere perché non erano organizzati per questa cosa. A parte questo, ci furono poi mandati avanti, perché gli americani hanno avuto il principio, mandavano avanti gli altri e loro stavano dietro, così gli inglesi, sono stati mandati gli italiani, perché si eravamo alleati, quindi hanno preso tutti gli alleati italiani e li hanno mandati in avanscoperta, è stato una carneficina. E non riuscivano a prendere Monte Cassino. Nessuno, pochi conoscono che chi prese Monte Cassino era marocchino. Adesso mi sfugge il nome del comandante che gestì, inglese, che gestì questa operazione. E per tre giorni diedero carta bianca ai marocchini di fare tutto quello che volevano. La ciociara. E
nacque il libro prima, no? E poi il film a Ciociara, e si vide quello che successe, cioè violentarono le donne, rubarono, insomma, potevano fare qualsiasi cosa, perché avevano vinto questa famosa battaglia di Monte Cassino, dove gli inglesi e americani, che non sapevano, gli americani non hanno mai, non sono mai riusciti a vincere una guerra, perché la seconda guerra mondiale fu vinta dai sovietici, non dagli alleati, perché non ci furono battaglie vere e proprie, come invece furono le battaglie nel fronte invece nord, verso la Russia, come Stalingrado, come tutto il resto, e lì ci furono 20 e passa milioni di morti sul fronte, oltre ai civili ovviamente. E quindi questo per dire i marocchini, in effetti. Senti, però è vero che i marocchini non sono, ma come tutta la maggior parte dei musulmani, non sono aggressivi. Non voglio difendere i musulmani, per carità, perché ognuno poi... Ma la storia dice che il mondo musulmano è stato, salvo in alcune particolari posizioni, ma soprattutto sotto l'impero turco, ci fu questa aggressione nei confronti dell'Occidente, ma bisognerebbe tornare indietro al 1095 con la prima crociata, quando noi andammo e facemmo... Esatto. E qui si potrebbe fare una serie televisiva, che cosa hanno fatto i cristiani durante la prima, la seconda, la terza crociata, all'ultima, penultima crociata, siccome nessuno voleva andare più in Oriente, ci mandarono le donne e si fece la crociata delle donne. E i marocchi e i turchi dissero ancora continuate, noi siamo contenti. L'ultima fu quella dei bambini. Cioè, si mandarono a prendere il Santo Sepolcro, e quindi immaginate voi che cosa è successo. Ma in realtà, diciamo che il Marocco ha ricevuto tutto l'esodo del mondo, diciamo, musulmano, del mondo africano, eccetera, che era stato poi la revensida, la rivincita da parte dei cristiani, quando hanno riconquistato la Spagna e sono stati cacciati in Marocco. Ma diciamo che la civiltà in Spagna, che ha lasciato i Mori, i Moreschi, è sicuramente una civiltà eccezionale, ancora adesso ne vediamo le vestigia. Mentre quella cristiana si vede la differenza, basta andare a Siviglia, a Cordoba, eccetera, si vede la differenza dove c'era la civiltà musulmana e dove c'era la civiltà cristiana, c'era una grossa differenza anche dal punto di vista artistico, eccetera. Ma al di là di questo, invece, quello che mi interessava sottolineare, che io sono questa mattina sono partito alle 7 per tutta una serie di giri per il lavoro, no? E sono tornato circa alle 8 e tre quarti per la trasmissione. 10 minuti prima dell'inizio della trasmissione. Siccome dovevo fare un giro abbastanza complicato, andare sui Colli, tornare giù, poi andare a Teolto, poi sono andato a Torreglia, poi sono andato a Abano, eccetera, in zone ovviamente industriali, allora mi sono divertito a contare a un certo punto i capannoni chiusi. Parliamo di 48 capannoni chiusi, di cui 35 in vendita, 19 negozi, ma passando con la macchina, quindi probabilmente me ne è sfuggito qualcuno sicuramente, no? E passando con la macchina, di negozi chiuso, vendersi, affittasi, 19, e avevo ben altre cose che da raccontare ai negozi, no? Allora, mi è venuto in mente un'altra cosa, sempre per i voli pindarici che a volte servono, no? La rivoluzione francese, 1989, viene pubblicato il bilancio dello Stato francese. I francesi, quei pochi che sapevano leggere un bilancio, guardano e dicono: ma porca miseria, ma lavoriamo perché il nostro re si mangia i soldi che noi stiamo mettendo insieme con fatica, pensavamo di costruire e mantenere una Francia, invece manteniamo un re, no? Ecco, ed è quello che è successo, che poi gli hanno tagliato la testa, è stato l'inizio della caduta del Medioevo, cioè della situazione degli imperi, piano piano, nell'arco dei 100 anni successivi, fino alla prima guerra mondiale, è crollato il sistema medievale. Per la pubblicazione del bilancio, cioè perché questi qui era un momento di crisi, c'era stato un
un freddo enorme, quindi c'è stata una serie di crisi agricole, allora l'agricoltura era determinante. Come? Agricola e industriale. Sì, ma industrie ancora non c'erano. Ma c'era l'agricoltura era trainante, è stato un periodo di crisi agricola, quindi naturalmente. Sì, sì, poi di epidemie, eccetera, eccetera. Quindi si arrivò a questa rivoluzione che chiaramente non è questa che sta succedendo adesso, però mi domando, noi stiamo parlando di partiti, di giochi politici, di rappresentanze, eccetera, poi alla fine andremo a votare pochi, ma sani, andremo a votare, e questo che è stato votato, che cavolo fa? Cioè, risolverà i problemi? No. Il problema è concreto. Cioè, se nella mia azienda, o quindi in qualsiasi altra azienda italiana, succedesse una cosa di questo genere, facciamo una guerra, no, scusate, non una guerra, facciamo una campagna politica per riuscire a eleggere il presidente della Fiat, diciamo, tanto ormai, e alla fine riusciamo a mettere su questo qua, e questo qui va alla Fiat e dice, adesso cosa che fermo? Resta tutto come prima, non dico Fiat, non vorrei prendere una denuncia per diffamazione, ma prendo un... Sì, no, beh, vabbè, insomma, quando ho cambiato il presidente, ho fatto della Finmeccanica, cosa è cambiato? Niente, ce la stiamo vendendo. Niente. Quando cambio il ministro dello sviluppo economico e ci metto una un altro o uno, cosa cambia? L'AGIP, certo. L'ENI, che fine fa? Nessuna. Gli metti un rimbambito. Non c'è, oggi il politico non è in grado di gestire questa crisi. Non la sa, non ma la come conosce. È nata questa crisi? Come è nata questa crisi? Perché diciamo che il reddito di cittadinanza, benissimo, e diceva giustamente dove andiamo a prendere i soldi. Ma i soldi si prendevano da un'industria che funzionava, perché c'era la gente che andava a lavorare, perché poi spendeva, investiva. Mi ricordo la crisi degli anni 60, la crisi delle cambiali. Tutti facevano cambiali. Avevano scoperto la cambiale e quindi si impegnava a pagare 30-40 mesi, no? Beh, e si comprava la bicicletta, la macchina, il televisore, a rate, tutto a rate, tutto a rate. Le sa comprare un po' come adesso. Un percento di interessi. Sì, certo. Sì, sì. Scusatemi, sì. Abbiamo la pubblicità che incombe. Sì. E oltre all'orologio che abbiamo ancora... Ma concludo rapidamente. Quindi... al di là della campagna e dell'astinenza, dell'astensione da parte dei cittadini, dove stiamo andando a finire? Cioè, ci sarà quello che ci salva? Io non credo. Cioè, chi potrà salvarci o salvare l'Italia? Sono gli italiani. Come chi potrà salvare Venezia? Non è il sindaco è il punto di riferimento, ma sono i veneziani che devono tirarsi sulle maniche. Il fatto poi dell'astensionismo è utile per chi lo sa gestire, perché non è negativo per taluni partiti. Perché se io ho uno zoccolo duro, vinco sempre e gli altri stanno a casa. Se invece non riesco a gestire, allora sono perdente. E questo non vuol dire che io sto giocando su una massa, sul 100%, sto una massa su una... piccolo, e posso contare su un gruppo di forza che mi determina poi la longevità del mio potere. Bene, andiamo in pubblicità, ritorniamo subito per l'ultimo pezzo di TV7 Match di questa sera. A tra poco.